Bella raga, grandi, 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 grandi. Aspettiamo un minutino. Sì, aspettiamo ancora un Connessione minuto. server, come mai? No, fa così, devi aspettare che carica i dati. Ciao amici e amiche, come state? Mitici, mi si sente? Mi si sente? Facciamo un controllino. Aspetta, sì, devi tenerlo tu. Ci sarà anche Luca, Aspetta. Mi ciao si Sandale sente? the streamer man. Mi. Ciao Sandale the streamer man. Dimmi se. Ciao Sandale the Mars? Lì è abbastanza che sono fatto un po'. Sì, mi si sente bene. Uela! Grandissimo! Diego! Guarda che cosa ti portiamo stasera, lui è grandissimo Johnny Oh Boy, no, che no, figlio no, no, non d'arte, spoileriamo il killer, andiamo con il non sopravvissuto. spoileriamo il killer. Aspetta che poi Togliamo. dobbiamo invitare l'amico Lucas. Andiamo, tu vuoi andare col Ah, killer gioca adesso? Lucas Sì. Dai. anche. Allora facciamo dai un po' Survive with Friends, dai. Poi dopo. Sai cosa? Dead by Daylight. Ok, ti ha inviato l'amicizia. Aspetta, Ah, grande. sai cosa possiamo fare? Non la vedo però. Possiamo fare tipo Lucas sopravvissuto io killer con una partita personalizzata. Dai, adesso fai un killer che poi dai un lì. Guardate il killer, guys. Aspetta, Guarda il killer. questo Ciao qua Marco, è disparo. grandissimo. Non vedo la tua. Eccolo qui. Dai, si toglie. Oh, guardate il killer come viene dalle ombre. Ecco qua. E la build è questa. Sì, Memento Vasbucci, così almeno. Sulla play. Sulla play, Gianmarco, ma Allora, non lo vedo. spiego un po' i perk che ho messo. Sì. Sì, Allora, spiego i perk che ho messo e i suoi perk. non Allora, troppo però, giochiamo. sì, dissoluzione si attiva per 20 secondi. E un sopravvissuto, se corre mentre scavalca Ok. un pallet, si Ah, distrugge dopo che ok. l'ha Scusami, superato. amore. Ok, Gianmarco, eccolo qua. Poi ho messo Prendi adesso, siamo amici. Ah. barbecue e chili, che ogni volta che metto al gancio un sopravvissuto mi fa vedere tutti i sopravvissuti che si trovano oltre 40 metri. Poi Spirit Fury, cioè Furia dello Spirito, Mitico che Gianmarco. si attiva dopo aver distrutto tot Quando bancari. vedi però che scrivono, fermati un attimo, Sì, perché dobbiamo è subito rispondere ai nostri amici. perché voglio spiegare. Sì, però quando vedi che Poi scrivono. dopo, cioè se distruggi tot bancali, Sì, però non poi spiegare proprio dopo. Sì, vabbè, spiego per far tutto, dai, sapere. sì, ma così, veloce. Cioè, e poi, se mi interrompi. E Ah, scusa. poi, quando, se ti tirano un bancale addosso, si distrugge. Ok. Poi, vabbè, nessuno sfugge alla morte. Quando c'è da aprire l'uscita, loro, con un colpo vanno subito Ok, a ok, ok. Dai, dai, andiamo a correre. Andiamo a terra. correre, andiamo a. Andiamo a correre! Dai, Corre. dai, Andiamo a andiamo. sgozzare. Che i nostri amici non è che vogliono proprio tutto, proprio così, magari Oh. spieghiamo un po' alla volta, non è. Forse vogliono sapere. Tanto è. Che cosa è successo? No, sta già trovato la lobby. Ok. Tecnicamente. Ah, vabbè, però siamo da soli con uno. Ah, no, ci siamo già. Prendo un po' di roba, va. Ok, via. 45. L'ho portato al 45, eh. Spirit Fury al 2, al Aspetta, 3. non sei dentro? Così facciamo, invitiamo Lucas. Vabbè, facciamo una partita intanto. Se no abbandono. Ti abbandona, dai, Va abbandona. bene. Ok, aspetta un secondo. Allora, Lucas, Sono preferisci? 13 al mondo a Baku con la. Grande! Allora, Lucas, preferisci fare Guarda cosa mi un. sta E scrivendo. vabbè, ma Adesso io lo lo dico. sentirai, Lucas. Oh, grandissimo! Grandissimo, mitico, fantastico. Buonasera, Sente Luca? Zanaboy. Sì, sente. Buonasera. Ciao Ciao Lucas! Lucas! Ciao ragazzi, mi sento, mi Ciao. sento. Allora, preferisci fare Survive with Friends oppure Kill Your Friends? Quale sarebbe la differenza? Che questa non la Che so. Kill Your Friends o io o tu facciamo il killer 1v1 oppure andiamo insieme a fare i gen? Aiuto, No, grazie. insieme, dai, insieme. Ok, insieme. Giam, giam, giam. Ciao amici! Allora, mettiamo Ormond. Allora, Ciao Manuel! metto Insta Heal, va? Insieme.
Allora io sono a livello 46, mi sembra. Bella, bella Lucas, ti sento in ritardo dalla live perché il mitico Zane poi ha il microfono e l'auricolare che ti deve sentire mentre giocate, eh? Intanto si sente tutto, ho visto la live che funziona bene. Allora, io ho Dwight al livello 50, prestigio 1. Buono. Allora, vediamo un po' di terra. Io ho Jake Park a livello 46. Buono. Oh, guarda qualche perconi. Devi di utilizzare. Quella. Grande. Amico Lucas. Grandissimo Marco. Grande. Come stai? Tutto bene, soffriamo il caldo al lavoro, ma va bene. Sì. Davvero, oggi sinceramente per fortuna ha fatto la live Leo perché sì, bisogna riposare ogni tanto. Ascoltami, amico mio, puoi far solo una cortesia intanto che parte? Abbassi un po' il tuo audio del microfono che distorce un po'. Allora, aspetta, così? Aspetta, fammi sentire che devo alzare. 1, 2, 3, prova. Ancora un pelo più basso? Mamma mia, col kill ha fatto 2 secondi e ha fatto il subito trovato. Prova a parlare ancora? 2, 3. Oh, così è molto meglio, grazie, 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 perché sennò distorceva un po'. Controller un po' scarico, sai? Dovevi caricarlo oggi. Sapevi che giocavamo? Fa fatica a trovare la partita. Come mai fa fatica a trovare la partita? Guarda, oh, che barba. Allora, ora fino a agosto esce Aliens Fire Team è quello che abbiamo comprato e non abbiamo mai giocato, vero? Bravo, bravo, sì, sì. Okay, no, beh. Oh, bella ragazzi, dai, Marco, se vuoi un giorno ti passo degli assetti. Assolutamente sì, amico mio. Assolutamente sì, Diego, perché ne ho di bisogno, eh. Gli assetti non riesco proprio a farli, amico mio. C'è l'amico Diego in live che sta... Anche se tu vuoi, Lucas, tu sei nella tua live, l'hai aperta la tua? Sì, io sono live. Sì, giochiamo a questo. Allora, oggi giocate a questo. Sì, Gianmarco. Io ho opera da Dubai e sono dito il circuito che non ricordo. Ok, ok, passa tutto nel gruppo, Diego, grande, grande. Sì, Gianmarco, oggi voglio far giocare un po' mio figlio che me l'ha chiesto e visto che sono distrutto, giochiamo un po' a questo qui a DVD insieme all'amico Lucas, grandissimo. Grande, grande. Però domani sera, Gianmarco, torniamo subito in pista. Domani sera è giovedì e voglio andare avanti con la Formula 1. Dopo venerdì andiamo con Gran Turismo. Ecco, ritorniamo un po' a... Forse domani sera ci sarà anche un mio amico in live. Forse. Che domani sera tutti in live. Siamo in live tutti e tre. Domani sera tutti in live. Sì, Gianmarco, grande. Sì, chi in pista, chi a caccia, chi col fucile. Allora, chi su una motoretta che vola. Allora, se spawniamo insieme io e Lucas. Sì, tu vai, gioca. Sì, sì. Gioca e dire. Sì. Io sono in dobbiamo prima di tutto andare a trovare gli altri per poi rushare i gen. Perché se non rushiamo qua è finita. Allora, bisogna rushare e andare a trovare i gen, ok? Lucas, fai tutto quello che dice il grande Zaneboy. Allora, che sa troppe cose di sto gioco, troppe, troppe. Australia è l'altro circuito, faccio 1.18. E la grande! No, io non mi sto proprio mettendo dietro, Diego, sinceramente, con Formula 1 2022, anche se è molto bello. Tra l'altro poi domenica c'è la gara, quindi dovrò farmi le 2 ore di gara. Siete incaricati a voi? Sì. Stasera, allora, domenica la gara.
No, abbandonato. No. Mi sa che ha abbandonato il... Vediamo. In Austria. Abbandonato quello sì. Là. Il mostro abbandonato? No, Jane Romero, quello là con vestita in... Ah, e come mai sto scemato? Non lo so. E la sprint. Non entra un beta. Ah, boh. Si vede che era lui il... E la sprint. Allora. Eh sì. Com'è la sprint, Gianmarco? Cioè, la pista è Austria. Che è di sabato. E cosa fanno di sprint? Mi è nuova sta roba qui. Cos'è sta sprint? Fanno una gara sprint. Perché? Non lo so. Adesso vediamo se Gianmarco ci spiega. Sì, ma è più corta. Ma perché la fanno? Cioè, gli stessi? Fanno due gare. E perché? Che senso ha? Cioè, sono gli stessi... Un terzo di quella normale. Ecco, ok. Ma perché la fanno? Cioè, danno un punto in più? Danno qualcosa in più? Perché ha deciso la FIA? Ah, a cazzo proprio. Ragazzi, due gare. Una sabato, l'altra pomeriggio. L'altra la domenica. Una non vale niente, l'altra vale. Va bene. Dai, massacriamoci. Va bene. Bellissimo queste cose che fanno queste grosse società mondiali che decidono a cazzo proprio. Mamma mia. Cioè, se avesse senso, no, vale la sprint. Ah, vale qualcosa? E cosa vale? Nel un po' di punti? Vabbè, ma non ha senso. La gara è una. Siamo qua altri due minuti a cercare non lo so, la lobby. Se non funziona. 8 punti il primo. Ah. I miei 8 prendono punti. Ah, vabbè. E vediamo allora, dovrò farla anch'io allora, vi state dicendo allora, sabato la sprint, domenica la gara completa, vabbè, faremo anche questa cosa strana. Ciao amici e amiche di Twitch, stiamo giocando col mitico Lucas e il mitico Zane Boy, eh? Ciao, grandissimo. Allora, io e l'amico Lucas ci conosciamo da una vita e dovevamo giocare ad Alien e poi abbiamo giocato poco perché faceva un po' schifo. Ma quale? Quello là che eravate in team? Sì, fare team. Ah. Abbiamo anche creato un gruppo Facebook, tra l'altro. Sì. Che funziona ancora quel gruppo di Facebook, comunque. Sì. Oh, ecco la lobby. Oh, dai. Allora, abbiamo una Michaela Raid che questo qua fai subito pronto, mio amore, fai partire sta roba. C'è scritto non pronto. Ma quello lì per cliccare, per cogliere. Ah. Che è tutta la Ci siamo. Se non abbandona riusciamo a fare una partita, ragazzi. Hai capito Gianmarco e Diego, eh? Le gare sprint facciamo. Bella lì. Ciao amici. No. Al posto delle libere è meglio. Vabbè, dai, ci sta. Beh, vediamo, dai. Oh, mi state dicendo che ho sbagliato io a dire che è una stupidata. Beh, vediamola. No, Eloni. Praticamente allora, se una gara di 60 giri ne fanno 15. Allora. Eloni? Sì. Eloni. Lucas, Eloni, appena lo vedi che è tipo incabbato, che fa tipo il fuoco rosso. Fa il fuoco rosso. Devi scappare o tirargli il pallet in gola perché lì con un colpo ti one shot. Ah, one shot, sì. Sì, one shot. Ma devi fare la qualifica per posizionarti in griglia. Ah, fico. Dai, allora vediamo, allora, per la sprint non vi so dire niente, ragazzi, se la faccio a sabato pomeriggio. Però sicuramente la gara completa la domenica la faccio, in Austria, poi mi piace anche. Vediamo per il sabato la sprint. Allora, mi sta rompendo un po' le scatole sto gioco, nel senso che sono un quarto d'ora che siamo in live e non è ancora partita una partita. Oh, ho appena finito di parlare, ragazzi, devo stare zitto. Questa è la mia parte. Ah, è facile. Ecco, sei tu Lucas? Cosa sono i segni sui personaggi? Spiega. I segni? Allora, quelli lì è l'ossessione, quindi il killer è ossessionato da te. Se ti uccide ricevi punti e anche lui, no, lui riceve punti, il tuo invece no. Vabbè, l'ossessione sarebbe tipo il bersaglio, quello che odia di più il killer. Ok, uno? Sì. Solo uno? Sì, cioè Lizzo. Lizzo è lo odia, il killer lo odia. È già qua? No, non è qua. Ha detto che gliel'ha segnalato.
C'è quello che segnala. Visione 36 metri. Visione 36 metri. Ah sì, quello lì è il perk, giusto? È già arrivato. Caspita. Sta arrivando, arrivando. Sta arrivando? È vicinissimo. Vicino. Via. Via. E vuole. Aspetta. Un altro youtuber che dice così. No, ne ha già ammazzato uno. No, no, è ferito, è ferito. Sì, vabbè. Oh, non ha danneggiato il generatore, no. Arriva, hello. Ai. Bye bye friend. Ai. Let's get wrecked. Attenzione. Ai. C'è, ragazzi. Via, 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 ma sto andando tutte e due a questa parte. Scappate! Oh, tanto perseguito a me. Perché? Non lo so, perché sto forte. Eh? È dietro, no, no, sì, è qua. Ah! Guarda come sto messo. Infatti, sei proprio in bocca. Sai, vieni. Oh, ecco, vieni. Eh? Curioso proprio. Impazzito. Sta arrivando. E arriva da te allora, perché da noi non c'è più. Sì, lo... Esatto. Non posso! Oh, un altro generatore. Siamo in live, amore. Vieni, Pat. Vieni, vieni, amore. Oh no. È andata. Vieni, Pat. Siamo in live, tesoro. Allora, Luca... C'è Gianmarco, Diego, Luca. Lucas, se senti, tipo... Quel suono tipo che fa... significa che il potere one shot del killer è attivo, perché lui assorbe il sangue, okay. Le particelle di sangue, e quindi così lui ha il potere. Ok, va bene, capito. Oh, lo vedo là, guardalo là. Sì, sì. Tra poco devo andare al campetto. Grande, grande Diego, vai a correre o a giocare a pallone? Porca loca. Tranquillo, quanto è venuto. Uno è andato proprio. No. Calcio, bella, 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 grande, grande Diego. Mi fa molto piacere che entri sempre dentro, a salutare, comunque chiacchieriamo un po', bella, bella Diego, grande, grandissimo. Ho visto Laura, l'ho visto la roba rossa. Scappo, andiamo a salvare Michela. Oh no, Michela, aspetta. Mi salvo io. È proprio claustrofobico, caspita. Come claustrofobico? Non è chiuso, eccolo. Arriva. Che sta seguendo l'altro di qua. No, 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 Lucas. No, Lucas. È andato, è lì. Aspetta, provo a vincolare. Aspetta, vengo a salvarti. Faccio un giro un po' luffoso. C'è l'unico... No, c'è lì. Via. Dietro, dietro, dietro. No, eccolo. Sto seguendo, sto... Vai, libera, 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 libera. Vicino. Madonna. Aspetta. No. Vabbè, ho sbagliato. Vabbè, almeno abbiamo il pallo preparato. Ma come fa? Siamo tutti qua. Allora, il bello Gianmarco di questo gioco è che... Non puoi uccidere il mostro non può però essere, però si può stordire, si può fermare, e lo scopo del gioco è scappare da questa schifezza qui, e per poter aprire il cancello principale che funziona con la corrente bisogna far funzionare i quattro generatori. No, cinque generatori. Noi ne abbiamo già fatto uno. Bella, bella, grande. Ciao, ciao, ciao amico mio. Ciao Diego, ci vediamo domani sera Formula 1, così mi dai delle dritte più concrete su quel gioco lì, che tu sei veramente bravo. Ciao Diego, buona partitella, Vedi Gianmarco qui. Orca. Hai visto che ti ha beccato? No, non mi ha beccato, cioè sì, mi ha beccato, però non mi ha fatto male. Adesso devo prendere. Oh no, al potere. No, è la
Ok, tanto che ho preso l'altro e non lo vedo. Cioè. Oh. Scappa, vieni con me. Ok, ti porto dall'altra parte. Ma tu, amico mio Luca, dove sei? Dove sei? Ti ha preso lui? Sicuro, eh? Sì. Oh, porca miseria. Ok, adesso Luca, se ti fai prendere e ti metti al gancio, sei andato. Eh sì, sei andato. Sì, sei già alla seconda fase. Ma io tipo quando sabota il gancio, lui lo sente. Quando sabota il gancio, lui sente il rumore? Sì, lui sente. Sì. Allora, tipo, vedi, qua c'è il gancio. Non lo sabotare, okay. Perché solo con la cassetta si può sabotare. Assolutamente sì, Gianmarco. Se tu lo saboti. Ciao Andrea! Assetto è bellissimo, non mi diceva fosse così immersivo. Ciao, grandissimo Andrea! Te l'avevo detto. Ma se tu vai a vedere il canale di Marco Drums Games su YouTube, ragazzo, vedevi che facevo delle gare pazzesche. Però è bello difficile, bisogna dire la verità. Però a te che piace, che sei bravo, che ti impegni anche a far 100.000 volte le stesse... Porca loca! Sto scemunito qui, ti ha fatto... Ma è Lucas. Ho sbagliato. No, è Lucas. È Lucas. Ti ho dato dello scemunito. Scusa Lucas, però ti ho dato dello scemunito, eh. Sì, non qualcos'altro di peso. Non lo so, è stupa qualche. Vabbè, continua, intanto sto seguendo l'altro. Vai, vai, vai. Mi raccomando, raga. Ma molto meglio di quanto dico per quanto riguarda la guida. Eh beh, sì Andrea, Non ho finito di dire cosa sta succedendo. Aspetta, mi amore. Eccolo, via. Hai paura, eh? Ah no, ti segue perché tu sei la prima fase. Pierpaolo, oh, grande Pierpaolo. Segue sempre Luca. Ciao Pierpaolo. Grandissimo, come stai Pierpaolo? Oh, un attimo, no, adesso no. Ma dai, un secondo, andiamo. Bella Pierpaolo, grande, grande. Dai. No, l'ha preso. Bella Pierpaolo, grandissimo. Attenzione, vai proprio dietro, non è così ti si gira, ti segue. Vedi quit? Quit? Buono. No. Ciao Pierpaolo! Acquittato! Acquittato! Il boss penso! Sì, si è arrabbiato perché si è arrabbiato perché non ti prendeva, quindi lui ha regiquittato. Ah no! Connessione di rete? Non lo so. Cresciuti noi? Cresciuti tutti! Avevi dato connessione di rete, tu cosa hai dato? No, io sono in partita. Ah, lui è in partita! Ti ha lasciato a noi! Bella Gianmarco, allora no, ti stavo dicendo Gianmarco, sì assolutamente, quando prendi Formula 1 22 giochiamo insieme, quello è poco ma sicuro, quando Ma raga, io tanto resto Bobo, sta seguendo. Vabbè, dico l'ultima cosa, no? Beh, ormai allora, dillo, allora quando saboti il gancio il killer vede un'esplosione e quindi lui sa che hai sabotato il gancio. Ok. Quando sbagli lo skill check esplode il generatore, quindi regredisce di un pochino e killer vede sempre l'esplosione. Perfetto. Se salti un bancale, una finestra correndo, vede sempre l'esplosione. Perfetto. Quindi così. Lui vede sempre. Ah, siamo crashati e ci ha dato ha bloccato il matchmaking. Abbiamo 3 minuti di matchmaking annullato. Perché quittano e dice e ti blocca. No, stavo parlando, però quando entra la gente, ma non devi parlare, devo parlare io, ok? Sì. Così non va bene. Allora, Gianmarco ti ha risposto che Formula 1 2022 ci giochiamo insieme. Andrea, sì, hai ragione. Assetto Corsa è molto più immersivo e molto. Poi con la versione PS, tu stavi giocando con la versione PS5 Andrea, prima quando c'era la versione PS4 faceva un po' cagarino, no? Nel senso anche graficamente scattucchiava e non era fluido, invece versione PS5 fa paura. L'unica cosa è che è molto severo a livello proprio di penalità e queste cose qui, e a livello proprio di
come si dice, a livello di guida è figo, sì. Devi far tutto perfettino, eh. Poi non so se hai visto, c'è anche delle impostazioni molto personalizzate, molto più ampie per i pedali, forza e rispetto a Gran Turismo e rispetto anche a Formula 1 e rispetto anche a Forza. Che squadra tifi di calcio? Allora Gianmarco, qui è un po' un ambito strano, nel senso, il calcio non lo seguo tanto, anche se gioco a calcetto così con gli amici, adesso vabbè che sono un po' cicciotello. Oh, grande, grande Luca. Seguo la Juve perché mio zio era juventino, tutto lì, insomma, te la faccio breve senza metterla giù troppo lunga, ma non lo seguo, quindi se tu mi dici non so nulla, non so chi è dentro, non so chi. Invece mia moglie lo segue un pelino in più per via che loro sono brasiliani, sai che c'è il Botafogo che è tipo la Juventus, il Flamengo che è il Milan, e lei, se lei piace il Milan. Tu ti piace il calcio? No. Non seguiamo. Non seguo il calcio, però non tifo nemmeno una squadra. Esatto, non segue e non tifa. Io invece non seguo e tifo lo Juve. Però vabbè, ti dico, ti ripeto, guardo tutto, guardo anche lo snooker, le boccette, il curling. Ciao. Grande, ciao Delone, hai detto? Sì. Grandissimo, ciao, benvenuto. Che sport fai? Allora, lo sport che faccio è il divano. Lo sport molto duro. È molto duro, ti dico la verità Gianmarco, perché si fa una fatica assai a stare sul divano. Mio figlio faceva il nuoto, allora no, facevi judo, poi hai fatto judo, poi bicicross, che era fighissimo, poi era bravissimo, poi col Covid hanno chiuso la scuola, anche se erano in bicicletta e non si toccava neanche, non c'era neanche uno di fianco all'altro, hanno fatto un casino assurdo, è andato in palestra a fare nuoto, scusami, sì. E per il Covid la palestra, la piscina dopo 2 anni è chiuso perché è fallita, e quindi adesso sta in stand by. Però farà nuoto. Invece l'altro, mio figlio, fa palestra. Vittorio. Sì, è un casino Gianmarco, questo Covid ha fatto su un bordello. Dai, 8 secondi e posso venire Lucas, perché mi aveva bloccato. Cioè, sì, perché il gioco. Nuoto e calcio, grande Gianmarco. Sì, eccolo qua, ok. Devi invitarlo? Invitalo. Ma sei in lobby? No, in partita. Lucas, in partita mi dice che sei, eh. Aspetta, non è ancora finita quella lì. Ma è morto oppure no, è ancora? No, ho detto finita? Che sta ancora andando. Ok. E niente, Gianmarco, grandissimo. Sono stanchissimo, ragazzi. Domani ho una gran voglia di correre, eh. DBD non è tanto che funziona, ti dico la verità, non lo so. Eh sì. Ah, dice che c'è l'audio non tanto buono? Mi sa, sì. Aspetta che vado dentro a vedere. Allora, io porto anche altri giochi, ragazzi, per avere un po' di varietà sul canale e tutto. Però poi dopo bisogna valutare, eh. Ah, morto allora. È morto. Adesso torna il lobby. Allora. Farming. Guarda quanti sono. Dicevi chiuse e non piace. Perché sei una pista. Eccolo qui. Dai. Allora, Lucas, vediamo un attimo l'audio com'è. Ok, invitalo. È in partita, sempre in partita. Adesso. Ah, fa l'audio doppio. Ti fa l'audio doppio, Lucas. Ma non vorrei che ci fosse anche il party. E come si fa adesso, a mutare? Adesso aspetta. Voi, Gianmarco, sentite l'audio. Andrea, sentite l'audio doppio? Sì. Fa l'audio doppio anche da me.
quello conta però. Ok. No. Nei menu, ecco qua. Oh, nei menu. Okay, per non mi devo preoccupare, okay, di quel gesso che sono ancora. Ok. Andiamo. Siamo pronti? Bella lì! Come mi sentite, ragazzi? Ciao Albu! Grandissimo! Come stai, mitico? Allora, questo gioco è molto bello, ma è molto lungo, troppo tempo per caricare e troppo poco tempo per giocare. Ok. Ma di solito le trova molto velocemente. Sì. Si vede che è un po' meglio l'audio adesso tuo? Vediamo un attimo. Io vi sento. Se no poi. Io vi sento benissimo. Anch'io, sì. Sì, che hanno fatto le sub per la sfida. Gianmarco, no, allora praticamente devo vincere tutto oro. E me ne mancano ancora penso 4 o 5 di punti per poter fare tutto oro. E poi l'amico Andrea, che è entrato prima, che ha scritto che gli piaceva Assetto Corsa, mi ha detto che se lo faccio tutto oro, qualsiasi tipo di oro, mi fa tre belle sub. Tre belle sub fatte bene. Grande, grande Andrea. Eccoci. Vai, dai che si gioca. Un killer forte, voglio. Certo, assolutamente sì, Gianmarco. Assolutamente sì. Chi vogliamo come killer? Chi vuoi come killer? Forse uno. Sì, sono tanti. Lo so, dine uno, quello che ti piace, no, di più o meno. Chi ha abbandonato? Siamo solo survivor adesso. Killer ha abbandonato. Se non entra un killer non parte la partita. Ecco, è entrato. Allora, spero. Uno. Sono tantissimi. Dai, Ghost, dico un io. Nemesis, Ghost, un Ghost. Nemesis. Ok. Allora, volevo capire questo gioco, sì, è molto interessante. Se ha il Mori mi arrabbia. No, non ha il Mori. Però penso che chi soffre di ansia non fa bene questo gioco. Infatti sinceramente i miei spettatori non vengono, perché probabilmente è troppo forte come tipologia di gioco. I miei amici. A noi piace, ma non piace a tutti. È particolare, però dai, il discorso sul successo. Sì, però... Se dici no, è ripetitivo, però comunque... Ma a giocare sicuramente sì, ma da vedere probabilmente no. Da vedere. Oh, grande Gianmarco, a me piace, grazie amico mio, perché vedi che non sta entrando nessuno e mi sto un po' deprimendo, ecco, non mi piace quando le live sono fatte, a parte che vabbè siamo noi, quindi comunque ridiamo, scherziamo sia tra di noi, quindi Gianmarco, grande di essere qui con noi. Oh, dai, almeno una mappa grande, che si riesce a fare qualcosa in più, che il killer non è sempre lì dietro un angolo, perché dopo un po' stanca. Porca miseria. Ma come fanno?
arrivare così, così velocemente. Allora dovete capire, amici, entrano solo per Gran Turismo. Sì, sì, già, ma è Formula 1. Un voto? Praticamente sì, infatti è quello che porto sempre perché... Ah, è un mandriano. 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 Quello con la motosega che fa lo sprint e ti one shot. Oh, tutti con one shot. Incredibile. Gianmarco, qui il discorso è 4 contro 1, il mostro deve sempre avere delle perk o comunque delle, delle abilità in più per poter beccarne 4, perché sennò è veramente impossibile. Infatti c'era uno youtuber che a noi piace, che guardiamo, che non diciamo il nome, però vabbè, e lui, sì 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 sì, quello con la Z, Z89, lui è bravo, veramente bravo, e gioca tantissimo qui, e infatti lo diceva anche lui, come lo pensiamo anche noi, che il mostro, no, è Zeb, Zeb89. Oh, e vabbè, ha scritto un altro nome. Non è che stiamo facendo niente di male, stiamo solo parlando bene, che è bravo. E se parliamo male di qualche youtuber, però non facciamo il nome. No, Zeb89 è veramente bravo. E infatti lui in un video che mi ha fatto vedere mio figlio diceva che praticamente se trovi quattro bravi che come state giocando voi, è praticamente per il killer impossibile vincere. Impossibile. Sì, se lasciano. Gioca da PC o da play? Lui gioca da PC o da play, Zeb? Da PC. Da PC? L'ho scaricato su Steam. Ma sì, perché loro che sono grandi poi glieli regalano anche, mica. Vabbè, sì. Mica li comprano. Però lui l'ha comprato. E quello. Ma sicuramente l'avete già sentito, magari non lo conoscete, è quello che fa. Volevi? Sì. Volevi? Hai capito chi è? Volevi? Oppure fa. Sì, vero, tutto non lo conoscono. Lo volevi sì, l'altro. Vabbè, volevi è... Sì. No, ma la cosa non fa sbagliare. Oh, oh, oh. Poi va addosso. E comunque, pazzo. Non so se è che va un po' male l'online di questo gioco perché stiamo streamando sia io che te, o se è un po' così, perché non... Guarda, ma con la velocità non l'hai fatto. Online. In più tra l'altro parti multigiocatore del gioco e anche la live, è tutte e due stiamo facendo, quindi. Ma è migliorato un po' l'audio? Il tuo amico ti ha detto qualcosa? No, ho sbagliato lui. Vabbè, non verrà da me. Ah, ok, Gianmarco, grazie, grazie, come l'hai detto. Perché a volte. Perché è diventato blu? Perché è entrato sì. Nella zona bene. Come posso dire? Si è entrato nella benedetta. Zona benedetta. Esatto. È da lui, quindi stai tranquillo. Fai andare. Mi sta non c'è. Vedi, tipo così. Bella, sì. Ciao amici! Ciao amici e amiche, grandissimi! Grande Gianmarco! Vedi, tipo così se già lascia, che tutti vanno subito a un gen. Sì, sì. E niente ragazzi, benvenuti DVD. Zane Boy e l'amico Lucas che sentite in parte, grandissimo Lucas. Lucas è un amico che conosco da un botto di tempo e ci giochiamo veramente poco insieme, però ragazzi non riusciamo a capire per quale motivo su PlayStation quando facciamo i party anche con l'amica Kim viene fuori sempre questa cosa del delay, dell'audio schifoso insomma, quindi boh, un po' così non fare queste cose che poi ci segano. L'hai stunnato. L'ho stunnato, guarda lì. Ecco, trovato. Non fare. No! È lui che vuole comunicare. Io non faccio. Oh, aia, aia! Uno solo? E che è qui, eh? Allora ragazzi, dove bisogna, lo scopo è far aggiustare questi motori diesel, che sicuramente saranno diesel. Molto diesel, diciamo.
ripristinare la corrente per aprire poi il portone per poter scappare, ecco. Quindi, ciao amici e amiche, grandissimi, benvenuti nella live di Marco Drums Games con l'amico Lucas e il grandissimo Zane Boy, Zane Boy, mio figlio Zane. Leonardo. Zane Boy, grandissimo. Sì, il mitico Zane Boy, hai ragione Lucas. Allora, dovete capire una cosa ragazzi, finché si tratta di Formula 1 e Gran Turismo e giochi così, assetto corsa, assetto, assetto, è fatta, vedo? Attenzione! Sono a terra però, è vero? Lascialo stare. No, che? Okay. Ai, dai che l'ha preso. Lontano, lontano. Scappa. Guarda, via. Via, 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 via. Oi, 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 oi. Aprite, aprite che sto distraendo Zane Boy. È qui. È aperto? Sì, aperto. Scappa, 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 lascia stare quello lì. Perché se si ammazza. Vabbè, mi hai aiutato. Vai, 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 che facciamo vedere ai nostri amici una vittoria. Vai, vai, vai. Ciao ragazzi! Vai, 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 via, 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 proprio fuori, 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 vai, 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 dobbiamo vincere, dobbiamo vincere, sì, vai. Sì, sì. Sì, sì. Vai, e vai. Il poverino quello grandi, là. Grandi, quello là si attacca. Sarà arrabbiatissimo. Quello là si attacca. Ragazzi, a volte per... Abbiamo fatto due giorni. Si è sacrificato per noi, ringraziamolo. Saliamo di rank. Ok, vedi? Oh, questo è lo scopo del gioco, ragazzi. Ah, ecco perché abbiamo vinto, aveva soltanto un perk all'uno, guarda. Aveva Enduring. Ah. Era un mostro che mi sa che tanto mostro non era, eh? Sì, forse lo stava provando. Era un mostro che o stava provando come dice Danny Boy o era un mostro che non sa mica tanto fare il mostro. Vabbè, ma a volte è meglio anche così, eh? Partita un po' più rilassante. Allora. Dai, caspita, oh, quando a un certo punto mi si apre la porta, mi viene il nervo sul crapone che bisogna scappare, lascia stare quel, chi è indietro è indietro, chi è stato preso, amen. Facciamo una preghiera per lui e andiamocene però. Il nervo sul crapone. Bravo Gianmarco, si vince e via, e via, e via. Gli facciamo un pensiero al nostro amico che si è sacrificato, ma noi ce l'andiamo. Ce l'andiamo a mangiare la pasta. Vero Gianmarco, ce l'andiamo. Andiamo a mangiarci il gelato. Ciao amici e amiche, come state? Grandissimi. DBD insieme. Il grande Zane Boy, il grande Lucas, grandissimi. Dai, dai, dai. Allora, se non... Ci siamo. Allora, ragazzi, iscrivetevi anche al canale di Lucas, però se non entri in live non sanno cliccarti. Vabbè, dopo magari entra in live una scappata Lucas a salutare, così se volete seguire il suo canale, anche lui streama ragazzi, questi giochi qua. Ragazzi, sono diventato un amuleto. Bravo, bravo, un amuleto. Yeah. Okay. Ok, allora purtroppo le partite partono molto a rilento, eh? Non capisco se è una questione di server. Andiamo alla esatto, vincerà la prossima partita. Andiamo tipo di certo, certo, certo. Eccolo, eccolo Lucas, ragazzi. Se volete Gianmarco e gli altri, tutti voi presenti, iscrivetevi al suo canale che lui porta DBD e Alien. No, e Predator. Allora, andiamo a Cold Wind. Vai, vai, una, amore, faccene vedere una e poi ci fai vedere l'altra. Pronostico. Pronostico, grande Gianmarco. Facciamo un bel pronostico. Chi vincono o muoiono? No, vinciamo. Allora, vediamo se riesco a fare il pronostico. Quant'è la quota? No, il pronostico è quello, fai il sondaggio. Pronostico, ok, dai. Così potete spendere un po' di Mitcoin. Allora, via il pronostico. Il risultato. Allora, vinco. Vivi. No, non penso che si può scrivere muori. Vivi partita o vinta. No, non si può scrivere. No, no, scrivi vivi o sbucciati. Non si può scrivere. Ma sbucciati? No. Come? E no, amore. Sbucciato. Non è. Partita. Ok, tempo, mettiamo 30 secondi. 2 minuti. Dov'è che compare il pronostico? È dentro la live, adesso aspetta che lo sto facendo. Allora, Zane.
Eccoci, stiamo match. Siamo in una lobby. Ah, ecco, appena è arrivato il killer. Ok. Zanni Boy e Lucas riusciranno a... Partita vinta, partita persa. Vai ragazzi, pronostico. Il pronostico è andato, avete due minuti. Pronostico avviato. Due sminutos, vieni mio amor. Dos minutos. Zanni Boy ha partecipato. Ciao. Atmosfera. Saluta Lucas che non ti sente. Cioè, ti sente, tu non lo senti. Sì, ciao Lucas. Ecco, grande. Ciao. La mitica Carla, ragazzi, vieni mio amore. Sì, sì, ho messo 62.000 miti coin. 62.000 miti coin! Aspetta, guarda, ragazzi, guarda, 62.003? No, aspetta, 190 versus 62.000, forse 62.000 ce l'ho io. Ma dove l'ha messo? Ma come facciamo a vederlo? Ah, in partita persa. No, 62.000 miti coin in partita persa. Sì, grandissimo. 190 con la vinta. 190 nella vinta. Incredibile. 62.000. Eh sì. Però se la vincete li perde. Infatti. E li dà a quelli che hanno vinto. Mi ha fatto troppo ridere. Chi è che è stato? Chi è stato? Sei stato tu, Gianmarco, mitico mio. Io in quella vinta. Ah, tu in quella vinta. Allora chi è che? Kevin ha messo 62.000. Un altro Oni? O che sia quello di prima? Può essere. 62.000 Kevin mi hai fatto morire da ridere, grande. 62.000 mitico. Ma quanti cacchi ce n'avevi? 62.000, bellissimo, mi ha fatto ridere. Tutti. Allora, Kevin dice partita persa, Quindi Gianmarco, e se la vincete, Lucas e sì. Grande Zane Boy, ricevete 62.000. No, divisi, penso che li divide per chi è, per quanti, no? No, non penso. Sì. Se siete in 4, 62.000 diviso 4, adesso non farmi fare sti conti, perché non c'ho mica voglia di contare la sera. Esatto. Poi si potranno convertire in soldi. Petrol dollari. Anzi, in veri. Ce l'hai messo tutto. Oh, ma la mappa è buona. La mappa è buona. Sì, è buona. Kevin, non mi ricordo mai che sei tu con sto albu. Infatti, prima ti ho salutato. Chi è? C'ho la maledizione. Maledizione, Lucas. Ah, sì. Ok. Sì. Allora. Come va? È vero, Kevin. Oh no, chi è il villain? Non lo so. È Loni, è Loni. Loni. Quello di prima che si infuriava. Perché c'è il motore con... Perché sì, il motore ha a quello? È perché ha il perk che all'inizio della partita chiude tutti i gem per un tot di tempo. Ah, chiude tutti i gem per un tot di tempo? Nel suo raggio, cioè in un raggio di tot metri. Quindi invece... bisogna andare a cercare quelli più lontani, dai. Sì. Si vede che il killer è qui. Aspetta, no. Il perk dovrebbe essere che blocca... Allora, aspetta, i perk... Il perk dovrebbe essere che blocca ghiacciolo, per piacere. Tutti i perk. Ghiacciolo. Qualsiasi colore. Allora, i perk. Quelli verdi solo. Dovrebbe essere che blocca tutti quelli lontani, tranne quelli vicini, così. Ah. Così provo. Ah, ok. Per forza avvicinare. Ah, ok, allora aspetta. Oh no, adesso verrà segnato. Ai che è vicino. Sbuccia, please. Sbucce. Ma anche a voi, amici e amiche mie, quando chiedete un ghiacciolo ve lo danno con la plastica. Ma come faccio io a mangiare un ghiacciolo implasticato, no? Bisogna sbucciare il ghiacciolo, giusto ragazzi? Con la lama. Oh no, Lucas, bisogna sbucciarlo il ghiacciolo dalla plastica. Ho fatto il primo gen. Oh, il primo l'ha fatto Gen voi, eh? Grande. Grande, grande. Purifica il totem anche. È qui, guarda che è qui, Ma è qui proprio il Mostrix. Ah, ma io sono stato. Eccolo. Guarda. Aia! Stunnato. Vai dal capo però, non fare più bag. No, mi blocco.
Vabbè. Oh, un hit, mamma mia. Fronde di... Ai ai ai. L'ho usato, non me la fa. Ma dai, l'avevo usato. Grandissimo. Come stai? Sei entrato, ci hanno impiccati, eh? Ci hanno messi al al collo. Sì. Che buoni. Arriva, grazie. Che non va. Ma dietro! Preso. Via. No. Ancora qua. Come fai ad essere più veloce? Adesso me lo dici. Dimmelo. Perché è un demo. Demone contro. Sì! Ciao! Ecco, scappa bene, non fare il ti beggare, vabbè. No, ti beggato. Adesso non lo dico. Sono un idea di ti beggare. Sto scappando! Ti vuoi calmare, bimba! Poi abbiamo messo così, mostra la cosa più veloce di loro. No, questo non è. Non sono flash, madonna. Oh. Madonna, che bravo. C'era quello con la torta. No, due volte è riuscito a scappare. Sì, perché prima era col design. È andato via. Ti è perso. È andato via. Sì, lo so, l'ho visto. Beh, stiamo parlando con anche i ragazzi, eh. Allora ragazzi, state vedendo qualcosa di... No, di... capace, perché sta... Beh, pazzesco non direi. Pazzesco. Incapace perché Zanni Boy è capace. Io muoio subito, eh. Grande, vero Gianmarco, grandissimo Zanni. Ti ha trovato? Aia. No, ho lasciato Luca. Sta partita, ragazzi, credo... Quest'Oni è leggermente che più forte. In questo momento Kevin se la sta tibeggando. Kevin si becca sulla seggiola, che si becca 62.000 e rotti e si coi. Neanche a Formula 1 prendete così. Infatti così tanto, è vero. Neanche un GT. Vuoi andare a salvare Luca? Sì, però devo vedere. Cioè, sta arrivando? Arriva. No. Però è vicino. Quando vai. Attento. Hai ti hai visto? Eccolo. Ma mi fai così. Io farei così tutto il tempo. Non appoggiare la testa adesso. No. Hai da fuori. Se vinciamo la partita, anche solo senza, anche se muore Zane e Lucas e vince la partita, hai perso, vinci qua. Vinci, please! Hai vero, Gianmarco? Tu è forte. Cappellino Piero. Ah, questo... Questo facendo un motore. Bravo. Questo mostro è più forte, eh? Sì. Ma i totem cosa servono a fare? Potrebbero attivare i perk dei degli altri, dei compagni o anche i tuoi. O potrebbero disattivare quelli del mostro? Sì, solo se hanno le candele e il fuoco. Se no, vabbè, no. Vabbè, troppe informazioni. La base perché c'è troppe cose da sapere. Ah, che visto! Sì. Scappare, fuggire da un mostro. Sono.
quello l'ho bloccato. Oh, glielo do in gola. Eh sì. Via. Adesso vai da un'altra parte, non da dove va lui. Ho visto. E lo sta muore. Mettilo anche qua. Eh sì, è quello che fa sto gioco. È fatto apposta per quello, mamma. Caspita. No, è infuriato. No, assolutamente, che poi. Si è arrabbiato. Porca! Non si può girare così. Arrabbiato. Attenzione! Quando fai lo spinto non gira così. Attenzione! Recupera! Guarda, resto sotto il pallet così se vengono. Ma sì, ma no, lui ha il coso lì forte, sta andando a beccare tutti gli altri. Si sgrabba, se c'è qualcuno lì. Ai. Però gli altri due hanno aperto il generatore. Dai. Dai, recupera qualunque, tanto non ti vede, recupera. Posso. Ah. Aspetta che arriva, Raga, Tu che sei? Sarà moto. Vediamo se qualcuno. Grandi. Arriva. La Zane si sta curando. Mi sta lisciando la buzza. Dai ragazzi, c'è ancora una possibilità. Curati perché quella barra gialla, se non ti curi muori. Sì, se non ti curi vai a terra. Non c'è niente. Non ha cure. No, c'hai cura di sé. Cura di sé. Hai visto quanto c'è la barra? Fai col cura di sé, dice. Ah, perché lo sta andando dietro. Ah, ok, perfetto. Grandi. Figo sto perk, hai visto Kevin? È figo, eh? Se non hai cura di sé, però se c'hai quella barra gialla sotto il nome, quello lì ti puoi curare lo stesso, anche senza il perk. Orca loca. Ok, ti ho lisciato. Qua siamo... Andiamo a salvare. Siamo noi due, dai, noi due. Gli altri due sono stati... Quello lì è la prima sfortunati. Lo posso ancora salvare. L'altro invece va alla seconda. Male. Ciao ragazzi, amici e amiche di Twitch, grandissimi, come state? Va forte. No. Vabbè, aggancia. È di spalle, non so cosa stava pensando con la Claudetta. Perché? Sono al secondo. Alla seconda arriva giusta roba qua, raga. Sì. Ma no, campanino di... Perché? Vabbè, non dovevi tirarla giù, sinceramente. Io non l'avrei fatto. Era troppo vicino. Però per aiutare e per vincere la partita, se no è grandissimo. Allora, aspetta, suggerimento un sondaggio. Suggerisci un sondaggio. Grande, allora, sondaggio. Ma sondaggio non l'abbiamo fatto, no. No, poi hai fatto il pronostico. Via. Nuovo sondaggio. Dov'è l'ultimo generatore, dice? Non lo so. Io c'ho il killer alle calcagne. Io non posso vedere. Trovato, sta qui. Vicino al tempio. Vicino al tempio? No, l'ho visto la parte esterna. Sì. Ok. Ragazzi, ho fatto un sondaggio. Da 5 minuti. Vai. Visto che il grandissimo Gianmarco ha chiesto. Allora, no, visualizza. Bravi!
Aperto? Sì. Via, 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 via. Via che dobbiamo vincerla. Col perk. Kevin! Con il mio perk mi sono guarito. Ok. Subito, avevo un effetto di fretta. Bravo. E andavo più veloce. Grande. Ah, Kevin, amico mio, Kevin, mi spiace. Forse. Di Maraia al verde. Non li ho. Non voglio parlare, però mi sa che rimarrai. Non hai soldi? Orsa loca! Sto parlando. Beh, però se muoio io non è perso del tutto, perché c'è Luca. Luca, scappa, scappa, non restare qua. Non restare qui, scappa, scappa. Parte, non andare qua. Scappa dall'altra parte. Aspetta che adesso li vincia, li vinci. Ce l'hai fatta? Ah, grande Lucas! Sono tu! Devo andare a vedere Lucas. Vai Lucas, scappa, scappa, così prendiamo i Mythic Coin. Let's go! No. Beh, abbiamo vinto, no? Ma va, va, va! Lo prende! Eh sì, lo uccide. No, non lo può uccidere, è ancora il numero. No, Leo è andato. Sì, però dai, scappa. Sì, lo voglio trollare. Allora, non è persa perché no, è vinta, partita vinta. Eh sì, perché io sono morto, ma Lucas no. Quindi è vinta. No, è vinta la partita, è vinta. Vai a dare la risposta esatta. Questa è vinta, amico mio, allora. Ah, ma l'hai già cambiato? Perché non vedo più pronostico, vai, ragazzi? Vedere qua, perché è scaduto. No. Ok, vai lì. Scegli il risultato, partita vinta. Ok, non so che cosa è successo perché è una cosa che fa automaticamente Twitch, avete ricevuto soldi? Speriamo. Spero per voi che vi ha dato i soldi. Aspetta, vado a vedere. Anche io di Gigi, Marco. Se tu hai fatto sì, sì. Tutti quelli che hanno fatto sì. Ah, no, io non ho risposto. No, ma come tu hai fatto no? Ma poi io ne ho 28. Ma porca euro. Miseria, ma Lucas! Ma dai! Oh, io ho fatto... vabbè, non si fa mai, no! Porca miseria. Vabbè. Io ho 62.000. Gianmarco, grande, sei ricco. Io 26. Bella, 62.000 Gianmarco. Adesso risponde all'altro, allora. Guarda che c'è il sondaggio. Quale gioco vi piace di più? Io ho risposto 11 volte a Dead by Daylight. Eh sì. 11 volte. Non lo faccio più di 19 perché sono mangiato. Ora 58. Oh, minchia, se ne spendi, eh? Mamma grande. Mia. Spendi un botto, eh? Sei ricco. Allora, ciao, amici. Ragazzi, io posso dire dopo allora. Va bene, va bene. Facciamo va un altro. Ce ne fa un'altra e poi lui esce che abbandona. Noi facciamo con il killer. Adesso facciamo un'altra così. Allora. Decidete scrivendo in chat perché non possiamo fare. Beh, fai partire. Sì, sì, no. Demolizioni Auto Heaven. Fotografa ospedale. Vai, ospedale. Ospedale. Guarda il sondaggio, aspetta che deve ancora finire, amico mio. Allora, aspetta. Visualizza il risultato qua. Ma non è finito. Sondaggio in corso. Così vedi chi ha votato cosa. 43. Come 43 volte? È stato Gianmarco, ecco perché c'ha tutti i soldi in meno. 4.000. Grande Gianmarco. Allora, a nessuno GT7? Orca miseria. Sì, Gianmarco, mi hai fatto ridere, grandissimo. 43 volte. 43. Allora, un 4 volte GT7. 7 volte GT7. Dai ragazzi, sta finendo il tempo. Allora, Five Guys e Warzone non se ne incula nessuno, eh. Bene, buono sapersi. Così la programmazione la facciamo in base a quello che piace. Ah, sempre tu. lo sapevo. Infatti Zanneboy l'ha detto. Vabbè, dai, quindi facciamo GT7. Vince Formula 1. Formula 1. Allora, primo classificato Formula 1, secondo DBD, terzo GT7. Sì, due sì. Fuori.
4. Eh sì, eh sì, eh sì. 69% Formula 1. Bella, bella, mi piace sto sondaggio. Bella ragazzi, grandissimo. Ragazzi, ragazzi, va bene, fai termina il sondaggio. Te ne vai? Vai già a questa? Yes. Ah, yes, ciao, yes. Ciao Lucas allora. Ciao Lucas. Stammi bene, amico mio. Anche a te, eh. Ah. Grande, grande Lucas, grande anche te. Va bene, dai, poi ci mettiamo d'accordo, eh. Magari una volta ogni tanto, ogni altra settimana, ci facciamo un DVD. Ciao amico mio, buonanotte, eh. E saluta anche tutti i tuoi follower della tua live. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao Luca. Ok. Andiamo subito. Con la draga. Con la vraga. Braga. Guardate quanto è carino. Ne ho 50.000. Cacchio, hai speso 12.000. Neanche un minuto, Gianmarco. Stai, adesso risparmia un po', eh. Facciamo sondaggi domani sera, non ne faccio più per stasera. Ma il grandissimo Kevin, amico mio, sei rimasto a secco, sei rimasto poverello. È difficile. Povero giocare Kevin. Questo killer, eh? Sai? È difficile giocare questo. E perché non fai quell'altro che... No, però voglio fare... abbiamo comprato, mamma mia. Compriamo, non lo usiamo. Sì. Ho capito. Uaio. Ne ho 15.000 e sono da un mese ogni giorno. Grande! E infatti, che grande! Vabbè, Andrea! Kevin dice sì, poverino, poverello. Andrea è tutti i giorni, non riesce a fare i crediti. E l'amico invece Gianmarco in un secondo si è fatto 62.000 e ne ha spesi 12 così. Grandi, grandi, grandi. Mi piace sta cosa, è troppo bella sta cosa dei Miticoin, ragazzi, che ha fatto Twitch, così si riesce anche a divertirsi. Che ho fatto io. Di dove siete? Intendi io e il grande Zane Boy di Varese, vicino a Varese, vicino a Milano. Vicino a Varese, Milano. Che è vicino a Varese. A Varese, in provincia di Varese. Di Varese, di Varese. No, vicino a 40 km da Milano, una trentina dalla Svizzera, 15 km dal Piemonte, insomma, siamo qua. Lago di Varese, da Varese. Se intendevi noi, amico Gianmarco, se intendevi i ragazzi della chat, allora Kevin è dalla Germania e l'amico Andrea è dalla Sardegna e da Bologna, no, Bologna, sai che Emiliani c'è solo la Kimberly, credo, la Kim, perché anche Lord e la Julie sono delle Marche. L'amico Morris e il papà Maurizio sono dalla Calabria. Loki non mi ricordo, sinceramente. Willis è veneto. E poi il resto non... Manuel mi sembra Torino. Un po' così, un po' da tutta Italia, amico mio. Infatti io sono di Castel San Pietro, Terme, di provincia di Bologna. Oh... Sai che io lavoro per una ditta. Ecco, guarda come usciamo. Una ditta che è. Aspetta. Via Vizza. Hai visto che bella. Oh, porca loca, perché non mi viene in mente? Beh, Bologna è bellissima. Io andavo a fare. Quando andavo a Valvoi. Eccolo. Guarda io quando andavo a... che bello, poi... Ecco, così, e va negli armadi. Madonna. Ecco, poi c'è passato qualcuno. Fighissimo. E questa è la parte del killer, ragazzi. E voi vedete adesso dalla parte del killer. Questa era qua. Sì, era fermo. Ah. Bellissimo, uno puoi ammazzarla subito. Sì. Vedi, cominciamo. Ah, no. Però si sta divincolando. Sì. Allora si vede che stava facendo qualcosa. Sì, mi sa che stava mangiando. Allora, io spedisco, lavoro per una ditta che è... Aspetta che mi viene in mente, amico mio, te lo dico. Allora, questa è la parte del killer, vedete, potete spaccare i generatori che hanno messo a posto, prendete e mettete la gente lì. Ah, sto qua vuole morire. Ah, sta provando? Sì. Cioè, non sta provando, vuole proprio lasciarsi andare. Questo? Così proprio. Questo qua voleva salvarlo. Ah, dici? Vabbè, abbiamo beccato la lobby di un po' stupidotti, però va bene.
Uno è morto. Sì, uno è morto, adesso lo devo prendere anche questa volta. Quello lì che voleva scappare, praticamente voleva scappare, non è scappato, è morto subito. Funziona così? Sì, quello lì era fermo. Non so se voleva... Lascia stare il fermo quando si muoveva sulla, sul palo. Ah, questo qua, sì, questo qua voleva salvarlo. Però poi dopo c'ero io, gli ho dato il coltello, poi dopo è andato lì. Invece questo. No? Hai buttato il palo? Bravissimo. Bravo, fantastico, campione. Grande. Allora, se non mi viene in mente il paese, amico mio Gianmarco, è assurda questa cosa, ho fatto anche oggi la spedizione con BRT. Allora, per il barbe Sicilia abbiamo già due token. Allora, dov'è che andiamo là? Mi piace. Dov'è che è? Allora, Bologna. Aspetta, distruggiamo sta porta. Non so che non mi viene in mente. Assurdo. Vedi, quando si sente quello lì, i sopravvissuti vedono tutto nero. E io il mio raggio di terrore, quindi il battito del cuore, non si sente tanto. Ok. Cioè loro mi vedono poco. Ma quando sono accesi non puoi fare niente, non puoi romperli. Vedi, adesso siamo bianchi. Solo io vedo che sono bianco. Però i sopravvissuti si vedono bianchi, per sapere dove sono gli altri. Sì. È qua dentro? No. Anche poi il mostro ha, quando fa le cose, ha un tempo che si ferma, fa le cose, perché sennò sarebbe veramente troppo sgravato, Solo che ho messo la donna che si carica velocemente. No, quel generatore là. Pontecchio Marconi. Pontecchio Marconi, Gianmarco. E poi c'ho un amico che si chiama Costantino, che è dalle tue parti, però non entra quasi mai in live da me, perché lui gioca e fa le livree, quindi si mette di un attimo. Loro mi hanno visto dopo. Ah, sì, sì. Eh sì, è una bella perk. Ma praticamente quella che hai preso il gancio poi alla fine è morta, non ancora? No, è morta. Ah no, intendi l'altra. No, l'altra. Sì, l'altra è viva, però manca l'ultimo gancio per farla morire. Attento. Mossa prevedibile, bravissimo. Questo è quello che... No, ah, c'era anche incasinato sto scemo. No, è che c'è la sensibilità molto sgravata. Oh. Allora ragazzi, è un po' tosto, come questo gioco, come... Allora, sai? Come tipologia di gioco, no? Quindi non la porteremo sempre sul canale perché siamo family friendly, quindi facciamo giochi un po' più tranquilli rispetto a questo qua, quindi ogni tanto arriveremo con un DVD, ma... Vedi? Poi si può bloccare gli armadietti. Ah. Pronostico. Un altro! C'hai preso casa, c'hai preso. Allora, lo facciamo domani, dai, amico mio. Se noi mandiamo Kit Denson, cioè quella là che rimane. O il prossimo, la prossima partita. Gancio, posso far vedere. Sì, ce la facciamo fare l'altro. Posso far vedere il Mori. Il Memento Sbucci. Non sappiamo niente, noi Mori. Sì, voglio far vedere. Va bene, non c'è problema. Perché il tipo era lì. No, facciamola dopo, la dopo. E lo so che è gasa di brutto il... Ma lo conosci Pontecchio Marconi, amico mio? Il paese, Bologna? Io spedisco davvero tanti pacchi a loro.
la partita dopo, prima di iniziare facciamo il pronostico, così non sappiamo se... Perché Tane comunque con... col mostro ci sa fare, eh? No. Ok, questo è, quante volte l'hai appeso? Una volta. Ah, solo una lui. Prendiamo la seconda e poi dopo facciamo fare il minuto di buccini. Ok. E il buccino di più. Vedi, è molto lunga la partita comunque, eh? Soprattutto se trovi delle persone molto brave. Però se trovi quelli che ti luccano. Che stanchezza, ragazzi. Eccolo là il palo. Ho riuscito un palo per me. Non faccio i puntarsi. Vado là. Dov'è finito? Vabbè, adesso possiamo uccidere anche tutto. Quindi. Ecco. Vedi che se sono quasi davanti all'armadietto mi fa il segno. Sì. Ah. Guardiamo il Mori. Questo l'ammazza. Definitivo. Molly. Guarda che ti becca il tipo. Sì. Dai, sto ti beccando. No, il tipo lì. Ok, e due sono andati, raga. Ho fatto un. Ma l'altro non sta. L'altro qui. Aprendo, ce ne sono altri due. Questo è qui. Non stanno aprendo. Mancano tre. Sono tantini, tre. Da fare in due, tre. Un po' di chiappetto. Olli è arrabbiato. Sì. Aspetta, togliamo i lucchetti. Dove sono adesso? Non lo so, però c'è questo gen che... No. Olli? Olli già vedo qualcosa che noi non vedo. Cioè? Grande Andrea, indici, eccoli qua. Questa quante volte l'hai presa? Non è vero. No. Faccio così per andare un po'. Ah, però sicuro. No. Dov'è? No. Ha fatto un gemmer? Non è un gemmer. Non è stato abbastanza veloce. Quella punta. Vai, vai che si cura, vai, vai, vai. Muoviti. Sonda. Non darmi permesso. Perché è il terzo? Ah. Oh. Ho detto, ho spiegato a Phoenix sì, Live. Sì, no, non spiegarlo ancora per sé. Dopo un po' diventa noioso, eh. Sì. Dai al primo. Adesso devi beccare quell'altro che sta andando a... Ma che sta facendo tutti i generatori? Non penso. No? Che ho fatto? Aspetta, mi sono i capelli biondi. Ecco. No, non sto pensando per il... Ma quello si è lasciato la tolta? Lo farò. Eccolo. Dai. Presa! Ah. E sai cosa facciamo adesso? Un bello spettacolino davanti al suo compagno. Dai. Ah, ce l'hai? Potevi farla? Sì. Ah, questa è vinta, ragazzi, eh. 4 su 4 con il bel merito di Gucci.
la cena l'abbiamo fatta. E questa? Anche lei? Grande, ragazzi, li ha ammazzati tutti. Grande Zane Boy. Non fa così che la mandi in pappa al cervello la gente. E che adesso? Finisce, basta. Sì. Grande, killer spietato, raga. Che figata. Dai, facciamo il pronostico sulla prossima. Okay. Per il grande, eh? Sì, sì, e poi ce ne andiamo a nannina nannetta, eh? Allora, via il pronostico. Sempre col mostro? Pettine verde. Ti hanno fatto un bel pettinino verde. Oh, un pettinino verde, raga. Ok. Vai di pronostico, raga. Oh, perché solo 24 secondi pronostico? Amici, amici, scusate, ho sbagliato il tempo. Dai, 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 pronostico, pronostico. Vincerà il grande Zane Boy o no? Pronosticate. Dai, raga, pronosticate. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vediamo. Boh. Che figata. Chi è che ha scritto boh? Il boh come si fa a vincere? E non si può vincere col boh. Sì, lo sbito. Allora, aspetta che la rifacciamo, dai. Allora. Vale, assolutamente sì, aspetta, eh. No, però boh. Allora, via il pronostico. Sì. Sì, no, dai, facciamolo serio. Quella l'hai vinto tu, l'hai vinto tu. Allora, vince il... Perché era un pronostico già fatto. E eccolo qua al tempo, dai, facciamo due minuti. Oh, dai, lo rifacciamo. Gianmarco, scusami perché avevo fatto 20 secondi, dai, non è entrato nessuno, non ha fatto tempo nessuno. Bellissimo, boh, è bellissimo. 1 minuto e 50. Notte, ci vediamo domenica. No, non ci sei domani sera, è venerdì, amico mio. Domenica, no, Andrea. No. Ciao amico mio, buonanotte Andrea. Ciao 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 ciao. Ciao ciao ciao, ciao. Anche noi facciamo l'ultima, raga. Sì. Se puoi partire. Sì sì, l'ho messo pronto. Ok. Oh, da chi la trovo? Allora, dai, dai, vediamo. Vince il mostro. 1000 su 0. Un millino. Aspetta, scommetto anche io, dai. Dai. No, io sono ancora il pronostico, aspetta. Ma sei il mostro? Sì, 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 Gianmarco. Fa ancora il mostro, Zane Boy. Sì, facciamo l'ultimissimo. L'ultima col mostro. Che bravo, Zane. Col mostro ci sa fare. Infatti, anche l'altra volta che abbiamo fatto live, quando è andato di mostro, guarda che è bravo anche senza il mostro, nel senso con a scappare, a fare i generatori e tutto quanto. Però devo dire che col mostro ci sa fare, Vai, ne ho spesi 600. Oh, bravi ragazzi, vai, vai, vai. Che sonno, che sonnino, sonnetto. Come state voi, amici? Grande. I am... 25 secondi, ragazzi. Oh, queste sono le perche della gente, o tue? No, queste sono gli offering. Ah. La gente ha messo i punti, poi dopo hanno visto il memento mori, loro dicono... No. No. Non so perché, però negli offering sì? Quando gli altri mettono Gianmarco. Quando gli altri mettono il mori non si vede. Quando lo metto io si gira e si vede. Boh. Si vede che c'è un'altra perca che non fa vedere il mori. No, non è perca. Non so, una cosa... Sarà una cosa così, però. Sì. Non lo sappiamo. Non lo sappiamo, non ce ne frega niente. Oh. Grande. Allora, vediamo un attimo. Ah, è finito il pronostico, raga. Devi scegliere il risultato quando finisce la partita.
Eh sì, scegli il risultato quando, ok, vinci, dice Gianmarco, eh. Ok. Adesso perdiamo 0 punti. Ciao amici grandissimi, siamo con Zane Boy e mitico... Ah, ecco perché ma dai, è scura. Guarda, ci siamo dimenticati di accendere. Ecco, guarda, qua già dei graffi. È stretta è meglio, sì. Sì, per il morto credo che è meglio questa, eh? O no? Non lo so. Vediamo. Non ho mai giocato con il mostro. Col mostro non ha mai giocato nella mappa chiusa, però secondo me, come dici tu... No, intendo con questo, con gli sì, altri. Sì. Col Ghostface, sì, molto buona. Perché è piccola, fanno... E poi il mostro non può aprire le porte, può fare tante cose. L'ho beccato. Di Stranger Things. Ah, sì, è vero. Quella skin la potevano avere soltanto quando era uscita, perché poi dopo l'hanno tolto. L'hanno tolto? Sì. È fighissimo giocare con la skin di Stranger Things. L'hai beccato però? Sì, al bordino. Fantastico, oggi. Guarda che adesso me lo ritrovo. Ciao amici, siamo su DBD, grande Zane Boy. Domani sera vi aspetto col Formula 1 2022, ragazzi, alle ore 21. Ci facciamo l'ultima. Allora, sì, da una parte è meglio che è piccola la mappa, da un'altra sono tutti i generatori uno dietro l'altro, Quindi... secondo me possono anche... possono fartela in barba. Hai dato tutto buio. Bene per me. Ora non lo toccavo. Non si capisce dove sono. Ahi, eccolo lì, a destra. Eccolo. Ma buonasera. No. C'è un altro lì anche. Becca questa. Ok. Vedete adesso che quando poi attacca si ferma, no? Vado a danneggiare il generatore. Luce. Sì, è il terzo. Sì. A caso, ecco. Provato. Che god. Non so se non mi sta spostando qua. Buonasera. Ok. È sempre Steve. È Steve lui, giusto? Lo difende. Mi sta prendendo di a qua. Sì, se non vanno a terra. Quello che suonava la chitarra. Eccolo. Via da calda ferga da pezzo. Al muro. Eh sì. Wolf. Chi vede qui? Oh,
Oh, l'hanno liberato. Ma di Stranger Things quando l'hanno messo? Il mostro cos'è che c'era? Demogorgon con Steve e no, non mi ricordo questo. Vabbè, però nelle prime stagioni, non dico la nuova. Steve e anche la ragazza. La biondina. Sì. Ah, no, è sempre lo stesso schema. Mentisco di essere mentino. Si può prendere una persona di gancio? Sì. Si può vincere? Sì. Si può perdere? No. No, dai. Cosa che stai guardando? Cosa che stai guardando? Ciao Lucas! C'è Lucas! No? Gli è andato via prima. Ma forse in live. Magari sta preparando per andare a nanna. Grandissimo! Ma sta ancora facendo il live. Sì, no, perché gli ho scritto che c'è il Demogorgone, ricordo che mi stava dicendo che sarebbe figo. No, dai, fa proprio grabbare. Ah, eccolo qua Lucas, grande. Sì, Lucas, praticamente ha detto Zane che avevano messo per un periodo limitato, poi l'hanno tolto, non si può più comprare né niente. Vedi questo qua il personaggio, lui è Steve. Sì, allora, infatti, vedi, guarda il personaggio, Lucas. C'è. Lo ammazzi. Vabbè. Lui c'era il Demogorgone e una tipa che penso che era la biondina. Sì, poi l'hanno tolto. Non quella là che lavora insieme nella cosa dei giochi. L'altra. Quella là. Sì. No, non intendo che sono brutti, quello da ricordare è Stranger Things, sì, di Stranger. Sai che stavano parlando, sono andato a vedere la conversazione nostra che stavano dicendo che sarebbe figo se li mettono, no? E li hanno messi. Sai che io ti dicevo, vabbè, magari è una questione di budget. Invece li hanno messi. Hanno messo non quelli dell'ultimo, dei primi. Demogorgone e i due personaggi. Poi magari metteranno anche quelli nuovi, No, non penso. Dipende perché tutto come va il gioco. Allora, quando li avevano messi, grande, andavano bene, solo che per il budget della parte speciale tutti i giocatori iniziavano a prendere per il Severino. Si spera che metteranno Vecna, si spera, magari mettono Vecna e gli altri due che mancavano. Forse il Mori sarà infatti. L'hai beccato. Dov'è? No, ho visto che stava volando. Cioè poi dopo con il bug del Demogorgone che aveva il lunge, cioè il suo attacco speciale che gli faceva lo sprint e attaccava, aveva questo bug che doveva per forza toccare i sopravvissuti invece di avere tipo un pochino di distanza così. Sì, eccolo, non ce la fai? No, non c'è un'arma dietro di vicino. Vai. Oh, no, barottone. Oh, poi un T-bag adesso? No, è passato sul tempo. Ah, ma adesso io ho notato che ha dei coltellini però. Sì. Non faceva con le mani. No. E due. Ah, ma ha abbandonato, guarda, c'è il cavetto. Chi? Quello lì che ho appena ucciso. No, davvero? Il cavetto, abbandonato. Guarda. Avevi chissà. Ha spaccato il caratteristico al muro. Avrà tolto la connessione, ha spento il gioco. Però l'hai ammazzato tu, non doveva darti questo qua.
Prova a darti l'uccisione. Lui, no, perché lui l'ha ammazzato, cioè ha abbandonato, volevo dire. Quando quello lì l'ha salvato. Ah, dici. Quindi quando era lì fermo tu l'hai preso, era già. Era, c'era già staccato. Sì. Che gente. Quanti ne mancano? Due. Due Gianmarco. Due e la vittoria. Se non mi sbaglio, Feng Min, questa qua che ho davanti, posso ucciderla. Sì? Ok. No. No. Vedete che facciamo? Feng Min che la ammazziamo. Feng Min. È un gioco, raga, quindi. Sì. Quando si dicono queste cose stiamo solo giocando, Esatto. Io sinceramente Gianmarco, se giocavo io, ne vedevi ben poche di uccisioni, E hai visto dov'era? È là, Dove? Lì. Dritta di qua. No, di qua. Sì. Adesso non so dove è andata. Ma fa l'infinite. Sì, ho visto Gianmarco. Sì, dai, ci sta. Ma è un bellissimo gioco, è un bellissimo gioco. Sì. Eccola qua! La palla infinita. Cos'è? È il loop, solo che è infinito. Quindi se tu lo fai il killer non può nemmeno provarci a prenderti. Perché è sto bagno però è. Allora, è una rottura. Lo so. Domani sera facciamo Gianmarco Formula 1, domani sera facciamo la campagna, adesso devo vedere se c'è Sharder, vedi che non entra neanche Sharder, non entra la Giuli, non entra Lord, non entra tanta gente, i nostri amici, ma perché probabilmente non piace il gioco, no? Magari Formula 1 non ha le livree, sono veramente stupidoni, nel senso che hanno fatto la possibilità di avere la tua macchina, la tua scuderia e tutto, e non hanno fatto la possibilità, la cosa di fare un editor di livree fatto bene, non dico alla Gran Turismo che è fantastica, non, Gran Turismo è proprio il top delle livree, lasciando stare che Charder è bravissimo, ma ma proprio Gran Turismo è tanta roba proprio delle livree. A me dopo un po' mi fa andare in pappa al cervello sto gioco, vi dico la verità. Infatti devo staccare la vista. Aspetta, metto qua. Guardare giù il coso, mancante proprio. Prevedibilissimo. No, cacchio! Ah, però l'ho sprecato perché lì non lo colpivo nemmeno. Senza aperto. Ho il noid. Oh, sì. Allora, il noid mi mette la velocità e anche Feng Min che è... Uccidi. Anche Feng Min che non è ferita, con un colpo va... Ma come... cos'era? Come mai puoi ucciderli? Qualcuno suo e altri no? Perché dopo un po' di tempo sono in fin di vita. Ah, ok, quindi se sono, cioè che sono a terra però all'ultima fase, quindi se li metto nel gancio muoiono. Esatto, Gianmarco meno uno, ma quanto è bravo Zane Boy, grande amore mio. Aspetta, lo pettiniamo un attimo, ci dobbiamo mettere gli occhiali, se ce la fai. Il bello che l'altra questo... l'avevi già appesa, vero? Sì, l'altra l'avevo già appesa, infatti può morire però scappa all'uscita. No, guardala! No! Ha perso Zane Boy! No, non ho perso. No? Oh, ne ho uccisi tre. Allora ha vinto! Eh sì, killer spietato! Sì. Allora, vittoria! Vai! Al minimo è sondaggio persa... terminato! Sì, no, effettivamente ne ha uccisi tre. Se ne avevo ucciso o uno o due. Però se loro escono, in teoria non è persa. No, se escono è tipo morti. Sono morti. No. Bevi! Sì, perché quando escono qua, sì? Tu non lo sai, però se sono a terra muoiono. Se sono in piedi, muoiono, cioè restano fermi. Grazie Giamma! Cioè restano lì e poi muoiono. Ok, ok, un sacco di informazioni, un sacco di roba del grandissimo Zane Boy. Amici, vi salutiamo qui.
stata comunque una bellissima live, grande Zaneboy, è bravissimo, dammi 5. Aspetta, dobbiamo fare una cosa che solo sul canale di Marco Drums Games vedete. Allora, quindi dopo tutte vittorie del grandissimo Zaneboy col GG in faccia, noi vi salutiamo. Contrario. Esatto. Noi vi salutiamo e vi aspettiamo domani sera ore 21 con Formula 1 2022. Andiamo avanti con la carriera e facciamo un po' di roba. Grandissimo Zaneboy da 25, sei stato bravissimo. DBD, ragazzi, quando faremo DBD insieme giocherà Zaneboy perché me le vince tutte. Se aspettavate me, stavamo freschi. Ciao Gianmarco, ciao a tutti. Comunque vi ho dato il pronostico, vediamo i risultati. Sì, ho bevuto, sì, e ho comunque fatto che ha vinto il mostro, quindi sì, avete vinto i soldini, Ciao amico, ciao amico mio, ciao amici della chat, ciao. Grandissimi. Statemi bene, vai a vedere chi c'è dentro. Quella che si vede chi c'è dentro. Guarda. Va bene ragazzi, dai, è stato un piacere stasera, vi salutiamo, vi aspettiamo domani sera 21, Formula 1 2022. Ciao a tutti ragazzi, buonanotte. Notte. Ciao Zaneboy, grazie mille amico mio, amore mio, mio figlio, potevo morire col mostro. Ciao ragazzi, ciao.